Buongiorno a tutti, dunque giovedì 25 marzo, venite anche oggi ad abbeverarvi alle fonti, attenzione però che oggi le fonti sono alcoliche. Stiamo andando verso il weekend in cui ci sono almeno due avvenimenti, uno sicuramente riguarda tutti, l'altro, gli appassionati. Quello che riguarda tutti è che sarà reintrodotta l'ora legale e quindi dovremmo spostare in avanti le lancette, perderemo un'ora di sonno, eccetera. Le solite cose che diciamo puntualmente tutti gli anni noi giornalisti, attività che vive di pigrizia e di temi che si ripropongono sempre nella stessa maniera. Quindi attenzione con l'ora legale, il cambio del bioritmo, perderemo quest'ora, all'inizio ci saranno gli scompensi, eccetera. Poi la primavera è appena cominciata. Franco Battiato, che ha compiuto gli anni pochi giorni fa, invece, in una bella canzone che si chiama Povera Patria, finiva questa canzone dicendo: la primavera tarda ad arrivare, ma parlava di una primavera metaforica di rinascita della vita civile e sociale di questo paese. L'ora legale riguarda tutti e poi il fatto che torni la Formula 1 riguarda gli appassionati di quello sport e di quella disciplina, in attesa di vedere sul podio le Ferrari rosse. In attesa di vedere le Ferrari rosse, però sappiate che sul podio sicuramente ci andrà un'altra Ferrari. Omero, una bottiglia Ferrari per le premiazioni perché le cantine Ferrari di Trento hanno superato in dirittura d'arrivo lo champagne e sono diventati la bevanda ufficiale delle premiazioni dei Gran Premi di Formula 1. Se non ho capito male, non da subito, credo dal Gran Premio di Imola in Italia, giustamente, sperando tutti che nel frattempo magari qualcuno, un po' di pubblico possa andare a vedere dal vivo le gare di Formula 1, però di tutto questo e non solo di questo parliamo con il nostro ospite, la nostra ospite di oggi, Camilla Lunelli. Buongiorno. Buongiorno Manuello e grazie per l'invito. Grazie di averlo accettato. Ho detto più o meno bene. Allora, A, avete superato con lo spumante italiano lo champagne. B, non si parte subito, ma si parte un pochino più avanti. C, anche qui, se le notizie sono vere, io nei confronti delle notizie scritte dai miei colleghi ho sempre, persino per le notizie che do io, mi chiedo sempre se sto dicendo fino in fondo le cose bene e corrette. È un accordo triennale, giusto? Sei stato assolutamente preciso, confermo tutti e tre i punti. Infatti abbiamo avuto veramente il grande piacere e la soddisfazione di annunciare poche settimane fa che per i prossimi 3 mesi, ci piace dire che lo stile italiano sale sul podio, quindi una bottiglia di Ferrari Trento DOC sarà sul podio di tutti i Gran Premi, tranne, come è sempre stato nella storia, quei pochissimi nei paesi arabi o comunque di cultura islamica che non accettano alcun tipo di formula di presenza di alcol, come sarà ad esempio il Bahrain. Quindi ti confermo anche che il primo podio ufficialmente bagnato da bollicine italiane sarà quello di Imola a metà aprile. Bene, tra l'altro ho una curiosità dal punto di vista tecnico. Viene indetta una gara di appalto? Come funziona? Cioè, oppure è che a un certo punto l'organizzazione in maniera libera e sovrana decide una volta di prendere lo champagne, l'altra volta di prendere lo spumante di altissima gamma Ferrari? Cioè, voglio dire, cioè viene indetta una gara pubblica oppure è appunto una libera iniziativa dell'organizzazione del circo della Formula 1? No, non è prevista alcuna gara perché è una trattativa semplicemente fra due aziende private. È chiaro che da parte di Formula 1 c'è la necessità di proporre un'etichetta che sia di nome internazionale importante all'altezza della situazione. Noi abbiamo, devo dire, avuto dei lunghi colloqui con loro, si sono resi conto del fatto che pur non essendo uno champagne che di per sé è un nome sappiamo molto blasonato a livello internazionale, ma Ferrari aveva i numeri sia in termini di qualità del prodotto sia in termini di apprezzamento internazionale, fatto poi che fossimo già stati scelti per importanti appuntamenti internazionali, posso citare ad esempio il fatto che siamo stati per 5 anni il Brindisi degli Emmy Awards, anche in quel caso andando a sostituire
uno champagne. Tutto questo li ha convinti del fatto che fosse ora anche di cambiare, di proporre qualcosa di nuovo. L'innovazione è al cuore della Formula 1, della tecnologia, eccetera, e quindi andare oltre lo champagne è stata la scelta che hanno fatto in maniera, ripeto, assolutamente libera, perché non è prevista alcun tipo di gara. Voi siete un'azienda familiare. Quanti anni di storia ha alle spalle Ferrari, le cantine Ferrari di Trento? L'anno prossimo festeggeremo i 120 anni, era infatti il 1902 quando Giulio Ferrari fondò quella che era all'epoca una piccola cantina qui a Trento, dove siamo tutt'oggi, avendo intuito la straordinaria vocazione delle montagne del Trentino per la produzione di bollicine metodo classico. Giulio Ferrari aveva studiato, dopo che in Italia e in Germania, anche in Francia, aveva trascorso un periodo nella Champagne, e la sua intuizione fu proprio quella che le montagne trentine potessero dare condizioni ideali per coltivare lo Chardonnay in particolare e produrre appunto bottiglie metodo classico. Dal 1902 è partita la storia di Catia e Ferrari, che dal 52 è poi diventata la storia della nostra famiglia, la famiglia Lunelli, proprio perché il nonno Bruno acquisì l'azienda, la cantina, da Giulio Ferrari. E noi oggi appunto vediamo qui i miei cugini, mio fratello, insieme a me, siamo la terza generazione della nostra famiglia alla guida dell'azienda. Beh, e siete anche la smentita abbastanza plateale del famoso adagio per cui di solito c'è un fondatore di un'azienda, di un impero, il figlio del fondatore che più o meno arriva alla terza generazione, di solito viene smantellato tutto e va tutto a remengo. Nel vostro caso non è così. I dati vanno effettivamente in questa direzione, perché sono più o meno, dagli ultimi dati che ho letto, il 13% delle aziende italiane che sopravvivono alla terza generazione, quindi quello che tu dici è effettivamente molto corretto. Devo dire che noi ad oggi siamo, devo dire, molto orgogliosi dell'andamento dell'azienda, quindi speriamo di continuare a smentirlo con i fatti. Ovviamente come tutti avete risentito, come tutti con le dovute eccezioni, avete risentito sicuramente degli effetti negativi della pandemia, che ricordo sempre innanzitutto è una pandemia sanitaria che continua tuttora purtroppo a fare vittime, perché questo è il primo dato, e poi, come se non bastasse, oltre alle vittime della pandemia sanitaria ci sono le tante vittime della pandemia economica, chi ha perso letteralmente il lavoro o chi non ha perso il lavoro, ma sicuramente ha visto, e non per demerito proprio, una contrazione del fatturato, perché è evidente che nel 2020 una parte del mondo si è fermata. A voi cosa è successo, Lunelli? Chiaramente il 2020 è stato l'anno che tutti conosciamo. Noi siamo un'azienda che è abituata a crescere, che è sempre cresciuta ininterrottamente, spesso anche a due cifre, e chiaramente nel 2020 abbiamo avuto molte difficoltà, anche perché bisogna pensare che il nostro canale di riferimento è il cosiddetto canale retto, quindi quello della ristorazione legato agli hotel, all'ospitalità. Le bollicine poi sono simbolo di convivialità e di vicinanza per eccellenza, quindi è chiaro che è stato un anno in cui abbiamo sofferto come tutto il mercato. Tutto sommato siamo stati comunque abbastanza soddisfatti di come il brand ha dimostrato di essere forte, quindi abbiamo perso, ma meno di quello che sarebbe potuto succedere appunto con un marchio meno importante. Voi siete arrivati un paio di anni fa a superare i 100 milioni di euro di fatturato, ovviamente ci sarà stata una contrazione, non dubito, però vuol dire che sul mercato ormai siete un brand consolidato e riconosciuto, per merito suo, per merito dei suoi cugini, per la squadra della famiglia che sta gestendo l'azienda, squadra che sta gestendo l'azienda a cui lei è arrivata non subito, non direttamente, perché so che nel suo curriculum vitae c'è la laurea all'Università Bocconi, però poi tra la Bocconi e l'arrivo in azienda non mi pare che post hoc propter hoc, cioè mi sono laureata alla Bocconi, quindi adesso entro nell'azienda di famiglia. C'è un vuoto che in realtà non è un vuoto. Intanto alla Bocconi in cosa si è laureata?
ho lavorato in economia politica con un indirizzo internazionale. Ah, quindi tesi, se posso chiedere, tesi su cosa? In economia dello sviluppo sulla valutazione dei progetti di cooperazione internazionale, quindi abbiamo già dato un piccolo suggerimento sugli anni successivi, in realtà, che non sono stati così un colpo di testa, ma in realtà sono stati frutto di una scelta che era stata maturata già negli anni università. Ecco, perfetto, ce la vuole spiegare un po', nel senso, lo dico a chi ci sta seguendo, laurea alla Bocconi, avete sentito l'argomento della tesi, economia politica, con riferimento agli equilibri geopolitici, gli effetti economici nelle zone del mondo che ci sono, alcune molto disagiate. Ricordiamo che siamo un mondo squilibrato, è quasi banale osservarlo, un mondo in cui questa mattina ho aperto il giornale e scopro che il mercato dell'arte contemporanea si sta orientando, scusate la parentesi, ma per capire la follia anche un po' dei tempi in cui viviamo, follia secondo me, poi altri mi diranno, no, va tutto benissimo, ma insomma, l'arte contemporanea si sta indirizzando verso le opere o installazioni digitali. È stato battuto all'asta il primo tweet, la notizia del giorno, il primo tweet del fondatore di Twitter. È stata battuta all'asta e il primo tweet, avete presente cos'è un tweet? È un testo di 180 caratteri, 140 caratteri, adesso non mi ricordo più, no? Su sfondo bianco con la foto dell'account, il nome. Il fondatore, per vedere se funzionava la sua invenzione, ha mandato il primo tweet. Quel primo tweet è stato aggiudicato per 2 milioni e mezzo di dollari. 2 milioni e mezzo di dollari per un tweet che uno si sarà comprato, se lo stampa e se lo mette alla parete, per carità, va benissimo, è il segno dello zeitgeist, dello spirito del tempo, però mi sembra un mondo de matti. Comunque, detto questo, ognuno con i suoi soldi guadagnati lecitamente, su cui ha pagato le tasse, fa un po' quello che gli pare. Camilla Lunelli, con il cognome Lunelli sulle spalle, laurea in Bocconi, pronta ad accedere all'azienda, dice: no, scusate un attimo, forse non è chiaro, mi sono laureata su questo tema perché non è semplicemente un esercizio intellettuale, ci credo e mi voglio provare ad impegnare. Che cosa succede quindi, Lunelli? Guardi, in realtà appunto, come dicevo, quello che è accaduto è stato un percorso che è stato appunto progettato già nel tempo dell'università, ma io credo anche sia fondamentale che prima di entrare in un'azienda di famiglia i giovani figli imprenditori si sperimentino anche in altri contesti. Io poi ho fatto una scelta piuttosto particolare, però indipendentemente da questo credo sia estremamente importante, perché ci si fa le ossa in un contesto in cui non si è figli di, ma si è veramente una persona come gli altri. Io in realtà al termine dell'università, visto che poi l'interrogativo se entrare poi un domani in azienda o meno, c'era, il dubbio c'era, sono stata per 2 anni in una società di consulenza, quindi in realtà mi sono fatta anche le ossa su quello che è il mondo più strettamente di business. Poi però appunto il grande sogno è riemerso, ho mandato un curriculum alle Nazioni Unite pensando che mai mi avrebbero selezionata, alla fine di un lungo iter di selezione invece mi è stato proposto un contratto in un paese che adesso è un pochino più noto di quanto non fosse allora, che è il Niger, appunto noto ora perché è sulle rotte migratorie dall'Africa subsahariana all'Europa. E quindi insomma sono rimasta 2 anni in Niger a lavorare con le Nazioni Unite e poi mi sono spostata per un anno in Uganda e collaborando con un'organizzazione non governativa italiana. Che tipo di esperienza è stata? Ho letto in sue precedenti interviste che tra l'altro durante questo periodo ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato suo marito, che era un cooperatore a sua volta. Esattamente con quale idea è partita e con quale realtà si è invece confrontata? Cioè c'era uno scarto fra quello che immaginava, quello che pensava e la realtà con cui si è trovata invece a misurarsi sul campo? Ma una piccola parentesi sul mio attuale marito, in realtà ci siamo conosciuti in Bocconi, poi però abbiamo condiviso parte di questa esperienza.
Chiedo scusa, non sono molto bravo nel gossip e nella vita privata delle persone. Ogni volta che me ne occupo, di solito faccio rimedio delle grezze. Quindi chiedo scusa, vi eravate conosciuti in bocconi, ma sempre in base ad alcune interviste che ho letto, dice: va, è stata là che ha incontrato il suo futuro marito. L'ho presa per buona. Vede, non bisogna mai fidarsi dei giornalisti, perché, come diceva il vecchio Barzini all'inizio del secolo scorso, Luigi Barzini, della famiglia Barzini, dei giornalisti, fare il giornalista è sempre meglio che lavorare. Chiedo scusa, Lunelli, prego. No, è un dettaglio assolutamente poco significativo. No, devo dire che l'esperienza in Africa per me è stata veramente molto forte, molto arricchente, anche dal punto di vista professionale, anche se i contesti possono sembrare così diversi, ma quelle che oggi si chiamano le soft skills, vi posso assicurare che in un contesto come quello africano diventano fondamentali. Io sono partita chiaramente con una grande carica ideale, con l'idea così di mettere un periodo della mia vita al servizio di chi non ha avuto la fortuna di nascere nella parte giusta, diciamo, fortunata del mondo, e sono tornata dopo 3 anni con l'idea di avere sicuramente dato un contributo, ma anche con l'idea che questo tipo di problemi, il discorso delle disuguaglianze a cui si accennava prima, siano di una complicazione così alta che anche un periodo intenso della vita, anche quello che possono essere magari tanti fondi che tutti noi devolviamo con piacere all'assistenza ai più bisognosi, siano veramente un po' una goccia nell'oceano di un sistema che avrebbe bisogno di una rivisitazione molto più radicale. Quindi sì, un piccolo contributo che ha messo a posto la mia coscienza, mi ha arricchito, però è lungi veramente dal vedere la soluzione dei problemi strutturali, purtroppo. Voi avete 3 figli? Sì. Di che età? Adesso hanno 12, 14 e 8 anni. 12 e 14, siamo nell'età delle tempeste adolescenziali, è così? Lo dico sottovoce, non ancora, grazie al cielo, ma arriveranno, lo sappiamo, sono due ragazzine e un maschietto il piccolo. Sì, no, lo dico perché essendo diventato padre di un bambino che a fine maggio compirà 5 anni, tutti mi dicono sì, goditelo adesso perché vedrai quando arriveranno i 14-15 anni e come ti farà ballare la rumba, spero di no. Però ogni volta che incontro qualcuno che è padre o madre, cerco di verificare a mia volta se quello che sto andando incontro a uno Sturm und Drang. Ma curiosità, vaccinati da bambini i suoi figli? Sì, assolutamente. Sta seguendo le polemiche intorno al Covid, ai vaccini, a chi salta la fila, a chi si rifiuta, anche se operatore sanitario, di vaccinarsi? Non so se ha maturato delle riflessioni sul tema. Io ho sempre avuto, devo dire, le idee molto chiare su questo tema, ed è il fatto che trovo estremamente scorretto quello che viene definito il fenomeno del free riding. È chiaro che non correre il minimo rischio di vaccinare se stessi, approfittando del rischio che collettivamente prendono tutti gli altri, quindi rendendo non necessario il vaccino per se stessi, è secondo me dal punto di vista etico estremamente scorretto. Quindi ho vaccinato i miei figli, quando sarai il mio turno assolutamente mi vaccinerò anche per il Covid, perché a livello globale è innegabile che i rischi che si diminuiscono vaccinandosi sono molto maggiori di quelli che si correrebbe altrimenti. Sì, devo dire che anche questa mattina ne parlo perché ho letto un'intervista al presidente dell'Ordine dei Medici, presidente nazionale dell'Ordine dei Medici, a proposito di questa questione: cosa fare con i dipendenti, tanto più se di strutture sanitarie o di case di riposo, che rifiutano il vaccino, perché è intervenuta una sentenza del giudice a fronte di un ricorso di questi operatori che sono stati messi in ferie forzate con la sospensione dello stipendio come contromisura decisa dal datore di lavoro. Hanno fatto ricorso, il giudice gli ha detto: guardate che il datore di lavoro ha ragione, cioè
soprattutto se lavorate in strutture sanitarie, vi dovete vaccinare. Allora è partito il dibattito dicendo: ma la Costituzione dice che nessuno può essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, dice il Presidente Nazionale dell'Ordine dei Medici. Ma questo non è un trattamento, il vaccino sanitario, è una condizione per il lavoro, come un fabbro, dice il Presidente dell'Ordine dei Medici, che se vuole fare il fabbro si deve vaccinare contro il tetano. Cioè, non è complicato da capire, e il ministro Lorenzin, quando era ministro della salute, aveva deciso che fosse obbligatorio il vaccino, ad esempio per il morbillo, anche per gli operatori. Ma perché? Ma è un io, ecco, quello che mi piace del nostro paese, e chiedo a Lunelli di confortarmi o di contraddirmi liberamente, è meraviglioso che certe volte andiamo avanti per settimane e anche mesi su cose che logicamente dovrebbero essere acclarate. Se lavori in un ospedale ti devi vaccinare per due buoni motivi: primo, perché rischi di contagiare tu quello che viene a curarsi, oppure di essere contagiato tu che potresti poi contagiare altri tuoi colleghi. Ma mi sembra lampante, c'è il dibattito in corso. Lunelli, perché ride? No, perché ha ragione, è piuttosto paradossale. E io credo che non debba essere ovviamente obbligatorio trattamento sanitario o meno che sia un vaccino, però credo anche che nessuno abbia l'obbligo di far lavorare una persona che non ha tutti i requisiti adeguati per svolgere al meglio la funzione. Quindi la scelta di non vaccinarsi resta legittima, però non è altrettanto legittimo pensare di poter portare avanti adeguatamente alcuni ruoli senza essere vaccinati in questo contesto. Sì, anche perché il datore di lavoro, a norma del codice civile, un 2000 e qualcosa, adesso su due piedi, sono vecchie reminiscenze dei miei studi, il datore di lavoro ha proprio l'obbligo della tutela della salute dei lavoratori, ma di tutti. Quindi se ce ne sono alcuni che potenzialmente possono risultare pericolosi per gli altri, il datore di lavoro non può non fare niente, anche perché se non fa niente il rischio paradossale è che poi nelle grane ci finisca lui. Siamo il paese in cui esistono, è stato calcolato, 150.000 leggi, 150.000 leggi, ed è bellissimo perché ogni volta che poi uno cita un articolo c'è quello che cita un articolo che va in senso uguale e contrario, dopodiché rimandiamo tutto nei tribunali e i magistrati ogni tanto dicono: signori, io devo applicare la legge, capire quale è un altro paio di maniche. Quello della semplificazione legislativa è uno dei grossi temi che speriamo il governo Draghi affronti, perché se spaventano gli italiani, pensiamo quanto spaventa ad esempio un investitore straniero, sia il tema legislativo sia quello poi chiaramente della giustizia che ne consegue con i tempi biblici che conosciamo. Lei ha, abbiamo visto la foto di lei e la famiglia, diciamo così, no? Suo fratello e i suoi cugini. Come sono distribuiti gli incarichi? Come vi siete messi d'accordo nello scegliere un settore dell'azienda anziché un altro? Devo dire che è una suddivisione che è sorta in maniera piuttosto naturale e spontanea. E partendo dalla destra dell'immagine vedete Marcello, il mio cugino più alto, lui è enologo, ha studiato enologia, quindi si occupa chiaramente di tutta la parte di campagna, quindi agronomica ed enologica. Matteo al centro è il presidente, amministratore delegato. Matteo ha un background finanziario, quindi è sempre stato anche molto forte su queste tematiche. Io appunto mi occupo della comunicazione, dei rapporti esterni, che è un settore che ho sempre sentito molto mio, che amo molto, mentre mio fratello Alessandro, ingegnere di formazione, segue molti aspetti tecnici in azienda, ma si occupa anche di altre aziende del gruppo, perché mi piace ricordare che intorno a Cantine Ferrari negli anni siamo andati a costituire quello che amiamo definire un gruppo dell'eccellenza del bere, che porta appunto il nostro nome di famiglia, Gruppo Lunelli. Quindi a fianco a Ferrari abbiamo un'acqua minerale, Surgiva, dei vini fermi a marchio Tenute Lunelli in Trentino, in Toscana e in Umbria, una distilleria storica trentina, Segnana, che abbiamo rilevato ancora negli anni Ottanta, e infine abbiamo acquisito nel 2014 uno dei marchi storici del Prosecco Superiore, che è Bisol 1542. Quindi abbiamo anche suddiviso i ruoli non solo all'interno di Cantine Ferrari, ma anche all'interno delle altre aziende.
Quindi lei, occupandosi della comunicazione, diciamo così, è il volto umano della famiglia Lunelli. Guarda, la fortuna è che anche i miei cugini e mio fratello abbiano dei volti molto, un po' più maschili, ma molto umani, sono peraltro tutti degli ottimi comunicatori, quindi sono in ottime mani, le assicuro. Io ho ricordato all'inizio di questa conversazione appunto il risultato che avete conseguito per quanto riguarda la Formula 1, so che avevate legato un vostro prodotto anche all'avventura della vela, ho capito male? Sì, no, questi giornalisti sono precisissimi oggi, a parte il gossip familiare. Esatto. No, assolutamente. Abbiamo avuto veramente il grande piacere di accompagnare il team Luna Rossa Prada Pirelli in tutta l'avventura verso l'America's Cup, fino al varo della primissima barca a Cagliari nell'ottobre 2019, opera di Miuccia Prada, che è stato appunto varato con la nostra bottiglia di Ferrari Maximum, bla de bla, e poi appunto in tutta questa e bellissima avventura che ha avuto chiaramente il suo momento culminante nella vittoria della Prada Cup e i grandi brindisi che ne sono conseguiti. L'America's Cup non è andata magari come ci siamo aspettati, ma noi siamo assolutamente orgogliosi di Maxi Rena e di tutto il suo team. Credo sia stato comunque un grandissimo risultato per la vela italiana. Beh, assolutamente, anche perché ha rinverdito una passione che sembrava assopita, poi invece si è scoperto che basta dare le giuste motivazioni con le giuste prove concrete sul campo e poi la passione si riaccende immediatamente. Lei non è astemia, ovviamente. No, sono assolutamente una fautrice del bere responsabile, ma lungi dall'essere astemia. Bere poco, ma bene. Assolutamente. Ma i suoi genitori in famiglia, nei vostri confronti, dico di voi che siete appunto cugini, i vostri genitori sono stati molto attenti e rigorosi a non farvi toccare un dito di alcol fino all'età fino all'età adulta, oppure diciamo così un dito di vino è partito prima? Sono stati assolutamente rigorosi proprio a farci avvicinare in maniera graduale e consapevole al vino. Io, ripeto, credo sia assolutamente fondamentale dare una cultura del vino e dell'approccio responsabile, ma il fatto di avvicinarsi apprezzandolo fino da ragazzini credo sia solo favorevole rispetto appunto ad un utilizzo poi consapevole. Io ho passato un periodo durante il liceo in Canada, dove c'è la cosiddetta drinking age, quindi il limite per i ragazzi sotto i 18 anni di bere l'alcol. Il risultato, come sappiamo, in Canada, in America, nei paesi scandinavi, è che mettere un limite non fa che stimolare l'uso, perché chiaramente si introduce questo fascino del proibito. Quindi sono assolutamente favorevole invece ad un, come dicevo, avvicinamento graduale, che è quello che ho vissuto io in famiglia ed è quello che con grande attenzione, ma sto cercando di trasmettere ai miei figli. Un'ultima domanda: quando non beve bollicine o vino targato Ferrari, le vostre cantine, la famiglia Lunelli, se no sembra che stiamo parlando, stiamo parlando di voi perché siete voi i protagonisti, poi c'è sempre questa riserva mentale di dire, parli con un imprenditore, parla della sua azienda, beh in fondo sta facendo pubblicità, beh del resto voglio dire, uno se parla con il dottor Marco Tronchetti Provera parla di Pirelli, se parla con Prada parla anche dell'impero dei Prada, bisogna farla in maniera lampante, trasparente, non ipocrita, non farisaica. Siamo il paese in cui ogni volta bisogna giustificarsi perché sai, adesso ti spiego, ma in fondo non è così come appare. Invece si appare, volevamo complimentarci con la famiglia Lunelli per il risultato della Formula 1 e per quello che è stato costruito nell'arco di 120 anni, lo avete sentito. Quando non beve però i suoi prodotti, ha un brand, un marchio, un nome di riferimento? Così aiutiamo pure i vostri poveri concorrenti, se vuole. Guardi, io devo dire personalmente sono una grande amante dei vini bianchi altoatesini piuttosto che friulani, non ho un brand particolare di riferimento, ma devo dire che li apprezzo molto.
Poi ci sono grandi famiglie del vino italiano con cui abbiamo ottimi rapporti, con cui veramente si cerca anche sui mercati internazionali di sostenersi e promuoversi a vicenda. Sono anche molto attiva nell'associazione delle donne del vino, per cui anche in questa sede fra produttrici cerchiamo veramente sempre di sostenerci a vicenda. Camilla Lunelli, grazie, grazie di essere stata con noi, complimenti a lei, a suo fratello, ai suoi cugini, contenti di vedere che prossimamente appunto sul podio si brinderà con lo spumante di lusso italiano Ferrari, sperando che mentre si brinda con lo spumante Ferrari venga premiata una Ferrari. Ho l'impressione che sarà complicata anche quest'anno, le prime interviste che ho letto di Leclerc non mi lasciano ben sperare, però mai mettere limiti alla Divina Provvidenza. Grazie Lunelli, restituisco la linea a Milano, noi ci ritroviamo domani con un filosofo, Stefano Bonaga, che le cronache gossipare, lo dico anche per Camilla Lunelli, ricordano solo per essere stato per tanti anni il fidanzato di Alba Parietti, poi nessuno ricorda un dato che invece è più interessante, è stato la persona che quando era assessore a Bologna ha portato internet in Italia, un giochetto da ragazzi. Grazie, a domani, buona giornata.